Siamo con Elemazia, runner up di questo VIP Table ISOP. Daniele, in queste zap con Salvatore purtroppo non hai avuto la meglio, ma cosa è successo? No, sono state due belle mani, ci siamo scontrati con un bluff mio, poi mi ha fatto contro bluff lui e poi si è risolto pre-flop, i buoi erano alti e un colpo a 60 ha vinto lui, ma vabbè. Diciamo che ve la siete giocata? Sì, è stato divertente, è durato anche un pochino, anche se avevamo, poi alla fine avevamo 15 bui, quindi poteva finire anche la prima mano, invece è stato abbastanza combattuto. Senti, prima tu ci hai detto una frase in francese con riguardo a Salvatore. Ah, enormi skill Salvatore andando lì in pre-flop, e le ha dimostrate anche oggi, e quindi complimenti sempre. Spero di arrivare a un bel tavolo, di avere una serie di showdown vinti per alla fine i tornei, insomma i giocatori sono tutti abbastanza forti, i tornei soprattutto boi alti si risolvono affidandosi un po' alle carte, certo bisogna sapere giocare, però alla fine quando si girano le carte decidono loro, ecco, quindi conta la fortuna. Ecco. Assolutamente, una cosa, eravate un tavolo comunque di mostri, cioè tipo i nuovi mostri. Praticamente bello, però... In senso pokeristico ovviamente, sì. Apprezziamo anche i tuoi doti di bel ragazzo, insomma vediamo anche bel colorito adesso. Sì, beh. Grazie. Prego. Sì, inutile che cerchi di recuperare, però sì. No, è stato un bel tavolo, divertente, ci conosciamo tutti quanti, quindi insomma ci siamo anche sfottuti un pochettino, è stato piacevole, una giornata bella, mi sono divertito molto, poi insomma quando arrivi con giocatori bravi è bello, insomma, pokeristicamente. Daniele, prossimi appuntamenti live? Non ne ho la minima, anzi no, pardon, devo andare, vado al PLA a Malta, ho organizzato Gold Bet la settimana prossima e poi penso che faccio campione all'IPT. Ok, allora Daniele, in bocca al lupo per tutto. Crepi. Ottimo, e arrivederci a presto. A presto a voi, saluti.